Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mostreremo come tamare Blue Stalker. I Bloodstalker. Ricordatevi di iscrivervi, attivare la campanellina e non so, condividete il video con le persone che vogliono sapere di più sui Bloodstalker e di più sul nostro canale. Oggi ovviamente siamo su Genesis, sulla parte della palude, e stiamo cercando Blue Stalker, come detto prima. Stiamo liberando l'aria in questo momento con un cecchino. Spariamo ai Blue Stalker di livello basso, li attiviamo, li ammazziamo. Questo perché? Perché innanzitutto non vogliamo essere grabbati, non so se avete mai avuto a che fare col Bloodstalker, ti succhiano, ti sparano ragnatele, ti succhiano. Quindi non vogliamo essere grabbati da altri, perché lì adesso vedrete c'è un 25. Noi semplicemente cosa facciamo? Liberiamo l'aria di modo che c'è solo il 150 e solo il 150 ci potrà tirare su, quindi potremo tamare solo lui. Qui su Genesis vedete che ci sono questi alberoni giganti e i Blue Stalker stanno appesi là sopra. Quindi vi consigliamo di portarvi i draghi di roccia perché si arrampicano e vi rende la vita più facile per salire sopra questi alberoni. Una volta colpiti, i Bloodstalker, diciamo che non servono, cadranno a terra, quindi o si incastreranno nelle texture del gioco o vi caricheranno, vi verranno incontro. Una volta che sono a terra non sono più un problema, basta colpirli, hanno poca vita, li uccidete in fretta. Qui ci stiamo arrampicando col rampino perché Nick in questo caso incomincia a far gabbare e farsi succhiare il sangue. Bisogna attivare il tutto, quindi adesso io mi alzo cercando di, diciamo, diventare una preda prelibata per il Bloodstalker. E mi faccio grabbare. Devo semplicemente iniziare il timing. Poi tutti gli effetti potete tamarli in due modi. Uno è lasciarvi succhiare e finire il timing così, però rimarrà l'efficacia bassa. L'altro modo, come adesso succederà nel video, è dopo un po' che vi ha succhiato un po' di sangue, comincerà a dare pugni nel vuoto. Mi raccomando, nel vuoto, non addosso al Bloodstalker. Il Bloodstalker vi lascerà e lascerà il timing in sospeso. Una volta che il taming è in sospeso, voi dovete semplicemente, allora, come ha detto prima Joker, non colpirlo, perché è importante, perché come Dino da Tamati, scusami, come i Dino in Tamaggio, in addomesticamento, se li colpite diminuisce ancora l'efficienza. Noi abbiamo, diciamo, trovato un sistema, che comunque è scritto su ArcWiki, se andate a cercare è scritto, di aumentare l'efficienza. Dovete solo prepararvi, perché il taming del Bloodstalker in sé non è difficile. Però è un po' lunghetto sulle preparazioni. Vi servono la bellezza di 1800 sacchi di sangue. Perché 1800? In realtà, il Wiki, ArcWiki, Dododex ti dice 1200-1500. Però entrambi ti dicono che ci potrebbe essere un errore del 20-25%. Quindi 1500, ragazzi, il 20% di 1500 sono 300 sacche. E 300 sacche sono 1800 sacche. Fare 1800 sacche è un dito al culo. Come vedete, qui stiamo mettendo i dedino sotto per farli grabbare e lui uccidendo i dino aumenterà di efficacia. Poi, certe volte, è stronzo Sì, e grabba se anche i personaggini. tu non sei un dino, però gli piaci, gli piaci, gli piaci. Diciamo che il culetto del mio personaggio gli piace di più a confronto E a gli quello piaci del particolarmente cartone. perché guarda, e tac, e di nuovo, via. No, poi in realtà adesso vabbè, abbiamo lasciato comunque sia che Joker morisse sacrificandolo perché insomma, a parte che potevo andare a vedere le stat, ma poi lui prende la percentuale in base alla vita che succhia dei dino. Quindi adesso vi faccio vedere, eccolo lì. 64%. Il primo Parasauro gli ha già dato un 10-12%, che non è male. Come prende i livelli? Più vita ha il Parasauro o qualsiasi dino di piccola taglia che portate, e più lui prenderà efficacia. Quindi cercate di tamare dei dino di taglia piccola, tipo Raptor, tipo Dilo, Dilophosauri, tipo Parasauri, tipo Mochops. Noi abbiamo deciso per i Parasauri perché sono molto veloci, li addormenti e fanno da soli. Abbiamo tamato tutto sopra il 100 e abbiamo livellato almeno 40 punti per ogni Parasauro su vita. Sì, in questo modo il timing risulta molto più veloce. Visto che la vita è più alta, devi dare meno dino e lui sale più velocemente. Se non mi sbaglio, noi gliel'abbiamo dato addirittura uno in più, però portatevene Sì. uno in più. È come le sacche, porta perché non c'è scritto da nessuna parte quanto ti dà quello specifico dino, perché credo che sia davvero una percentuale data dal livello del dino che lui si mangerà. E noi abbiamo portato dei Parasauro, grosso modo sullo stesso livello, 190-200, però tutti con vita differente, uno ne aveva 2-3, 2-5, l'altro ne aveva 5.000. Sì, poi comunque tamare un Parasauro, noi siamo su un official, non ci vuole niente. Poi No. magari c'è qualcuno di voi che gioca sui mondari, è proprio una cosa, un
velocissima. Sì, Date sì, il sì, kill, sì. addormentate, gli mettete le bacche in questo caso, perché usare le keyboard mi sembra un po' troppo. Sì, per un Mettete parasauro mi le sembra. bacche e ve ne andate. E lui fa tutto da solo. Cioè, forse da dargli in official, per essere precisi, c'è forse da dargli qualche narcotico, 5-10 narcotici, però davvero, cioè, noi li abbiamo portati in base, grabbandoli, li abbiamo addormentati lì, qualche narcotico e abbandonati a se stessi, il giorno dopo li abbiamo trovati fatti, cioè, non... senza Sì. Qui impegno. stiamo continuando ancora a dare parasauri, come abbiamo detto prima, ne abbiamo dato qualcuno in più perché la sicurezza non è mai troppa. Questo qua che adesso ti tira su dovrebbe essere in teoria l'ultimo che gli serve, però noi poi gliene abbiamo dato un altro, ma poco male. Male non fa. Quindi adesso salgo su, vediamo. Tac, tac, tac. Vai, vai con le picche, vai con le picche, vai con le picche. 87. Sì, Ecco qui, quello che sta mangiando 87. adesso è l'ultimo che in realtà gli serve. Però, insomma, noi gliel'abbiamo poi dato un altro, perché siamo generosi. Sì, vi conviene dargli uno in più, perché poi non lo so, cioè sinceramente dopo penso quando gli dai le sacche la percentuale riscende un pochino, quindi... Allora, che io sappia, doveva scendere. In realtà, come vedete più avanti, la nostra non è scesa, è rimasto 100%. Quindi forse anche quel Esatto. dino in più che gli abbiamo dato, non saprei. Dategli un dino in più, tanto... Sì, ma stiamo parlando di parasauri, ragazzi. Cioè, cosa ci vuole a tamar parasauri? Non vi affezionate ai parasauri, No, ragazzi, mi no, raccomando, che no, fanno una brutta fine. no! Poi, un'altra cosa che vi potrebbe servire, che vedete in schermata, che non si è stato di specificare, portatevi Gilly, assolutamente, la mimetica, e portatevi anche così dice uno, un 5-6 repellenti, che vi possono... Non è che vi mascherano, perché vi piglia lo stesso. Però, insomma, se deve decidere se prendere te con la mimetica e il repellente piuttosto che Parasauro, prende direttamente Parasauro, Non vi resta che aspettare che il dino vi arrivi al 100% e ecco. poi come funziona? In questo momento si fa rigrabbare e finisce il taming, gli dà tutte le sacche di sangue e lui si mette lì a succhiare piano piano, ci vorrà tanto Sì. tempo ragazzi, deve succhiare 1500 sacche all'incirca, poi certe volte di più, certe volte di meno, dipende dalla situazione. Tutte le sacche nell'inventario, mi raccomando, chi si fa grabbare, e poi avete pazienza e aspettate che la cosa finisce. Qua noi abbiamo accelerato per farvi vedere che comunque sia, insomma, non abbiamo fatto shortcut o tagliato. Abbiamo accelerato per farvi vedere che il taming è progressivo, che l'abbiamo fatto in un official e che assolutamente si piglia quelle sacche di sangue lì. Quando sarete qui, armatevi di santa pazienza. Adesso è velocizzata, però succhia tipo una sacca al secondo. Mi sembra di aver È capito. lentino, è lentino. Quindi preparatevi una merenda, un panino, una Coca-Cola, una birra, qualcosa. Va bene, ragazzi. Noi per questo video è tutto. Adesso aspettiamo che si addomestica. Cosa hai da aggiungere? Qualcosa da aggiungere? Direi di no. Godetevi i vostri Paul Stalker, bridateli bene. Che altro? Enjoy, Niente. divertitevi. Se avete qualche domanda riguardante i Paul Stalker, scriveteci nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao, ciao. Thank you.